Salve a tutti, benvenuti a questo primo appuntamento video con la mia rubrica su Draset Mag dedicata all'open-ended play. Allora, volevo fare una breve storia su come io ho iniziato a suonare open. È successo diversi anni fa. Io suonavo, quando iniziai a suonare, a studiare la batteria, suonavo incrociando le mani e usavo addirittura la traditional. Poi, anni fa, vidi forse un video di Simon Phillips e un video live di Carter Buford, la sua videocassetta didattica. Rimasi scioccato da entrambi i batteristi e decisi di provare a suonare come loro, quindi non incrociare più le mani ma suonare aperto. Questa è la mia storia in brevissimo. Quindi per questa prima puntata vorrei soffermarmi su alcuni esercizi preparatori che io feci già anni fa e faccio tuttora, per cercare di sviluppare la mia mano debole e permetterle di eseguire movimenti e figurazioni necessarie, per esempio, per accompagnare sull'hi-hat oppure su un ride messo sulla sinistra o sulla destra per i mancini. Quindi cose, esercizi, movimenti che normalmente fanno la mano forte, la mano destra oppure la mano sinistra per i mancini. E inoltre vorrei anche suonare e fare alcuni esempi di ritmi che open che si possono buttare giù sulla batteria, avendo tutto, accompagnando ad esempio sull'hi-hat, avendo tutto il set a disposizione. Questo è uno dei vantaggi ad esempio del suonare open, perché mentre possiamo, accompagniamo sul Charleston, sull'hi-hat, abbiamo tutto il set a disposizione con la destra o con la sinistra per fraseggiare. Volevo anche dire a chi guarda questo video di non scoraggiarsi se all'inizio sembra veramente difficile suonare open. Ovviamente è difficile all'inizio, ma con un po' di esercizio dopo qualche mese diventa tutto molto più naturale. Allora, i primi esercizi sono appunto degli esercizi preparatori per cercare di svegliare la mano debole e sono da eseguire sul pad. Sono da eseguire solo con la mano debole, ok? In particolare, i primi esercizi sono composti da una battuta di ottavi suonata senza accenti. Poi una battuta di ottavi suonata con l'accento sul battere e una battuta di ottavi suonata con l'accento sul levare. Ok, questi esercizi sono da eseguire attaccati, che quindi è un unico esercizio di 3 battute da fare in loop, quindi ripetere diverse volte. L'esercizio è eseguito a diverse velocità, a 80 bpm, 120 bpm e 140 bpm. Ok, nel secondo esercizio applicheremo lo stesso concetto alle terzine, quindi avremo sempre un esercizio unico composto da 3 battute dove suoneremo prima le terzine senza accenti, poi accenteremo nella seconda battuta il primo ottavo e nella terza battuta accenteremo il terzo ottavo. Anche in questo caso gli esercizi sono da eseguire in loop e sono eseguiti a 3 diverse velocità, 65, 80 e 95 bpm.
Nella terza parte dell'esercizio useremo i sedicesimi, quindi avremo lo stesso identico esercizio di tre battute. Nella prima battuta una battuta di sedicesimi senza accenti, nella seconda accenteremo il primo sedicesimo e nella terza accenteremo primo e terzo sedicesimo. Anche in questo caso eseguirò l'esercizio a tre diverse velocità, e cioè esattamente 60, 70 e 80 bpm. Bene, andiamo ora alla batteria ed eseguiremo gli stessi esercizi che abbiamo appena eseguito sul pad, però sul drum set appunto. E lo scopo è quello di svegliare la nostra mano debole e permetterle di eseguire tutte le suddivisioni e le varie possibilità di accentazione che abbiamo appena fatto sul pad, però in questo caso sull'hi-hat. Casse rullante restano molto semplici, come leggete anche nella rivista, il tutto però è complicabile, nel senso che possiamo ad esempio prendere il fatback di Gary Ceffi e eseguire diverse figurazioni di casse di rullante e quindi rendere il tutto molto più difficile. Ok, ora per finire vorrei suonarvi alcuni
esempi di ritmi open che ho creato io stesso. Niente di eccezionalmente complicato, infatti consiglio anche a chi normalmente suona incrociando, come facevo anch'io anni fa, di provare a eseguire questi esercizi perché vi possono aprire la mente, diciamo, e darvi delle strade che non avreste mai considerato, anche se non avete nessuna intenzione di passare a suonare completamente open, ma potrebbero comunque darvi delle nuove idee. Bene, per questo primo appuntamento è tutto. Spero di avervi dato dei buoni spunti e di avervi fatto venire la curiosità di sperimentare con l'open-ended playing. Vi rimando al mese prossimo dove parleremo di come applicare alcuni rudimenti sempre in un contesto open. A presto!